Ciao a tutti, oggi è martedì 12 giugno 2018, mi trovo qui ai giardini pubblici, quelli davanti alla stazione. Allora, sono con il professor Manzini, che è ciclista perché è un periodo che gira in bicicletta. E dimmi. Siamo qua, abbiamo fatto la solita ricognizione dei giardini per vedere lo stato delle cose, però oggi abbiamo pensato anche di chiedere a persone che fruiscono dei giardini, che quindi li conoscono forse meglio di chiunque altro. Qui c'è il signor Mauro che gentilmente ci ha prestato la sua attenzione, a cui vorremmo fare delle domande. Buongiorno. Prego, buongiorno. Io che sono a una certa età, io i giardini li ricordo. Lei ha una certa età, io ne ho 79. Ah, benissimo, quindi lei proprio ha una memoria vivente. La sempre memoria è stato qui. Storica. Sì, sì. In che cosa sono cambiati i giardini? Una domanda banale, ma no, forse è meglio che lei con la sua viva voce ce lo dice. Anni fa erano splendidi. Sì. Anzi, mi pare che quando c'erano i concorsi in tutta Italia di giardini pubblici, Alessandria era sempre tra i primi posti in Italia, sempre. Sia come giardini, come aiuole, c'erano piante tipo salotti, un aereo, fatte tutte rivestite di piante, tutto, una meraviglia, ecco. C'erano tre ottimi bar con dehors, che insomma uno ci stava bene, stava fresco e tutto così. E poi a poco era frequentato anche da famiglie, no? Da famiglie, era frequentato da famiglie, ma addirittura certi visitatori poi si fermavano qui perché specialmente due dei bar su tre avevano anche, vorrei dire, un'ottima cucina. Per esempio, squadre di calcio che dovevano giocare là, con la scusa che erano vicino alla stazione, si fermavano a mangiare oppure anche per altre riunioni. Cosa è successo? A poco probabilmente il cambio dei dirigenti politici, del sindaco, giunte, tutto quel fatto lì. Per esempio, tutti i giorni, adesso ho visto, oggi ci sono, ma tutti i giorni passavano a tagliare l'erba, a innaffiare tutto, curavano la fontana, adesso la stanno vedendo. Dalla parte opposta di là, dopo Viale della Repubblica, c'è un laghetto che era, non so se si è stato, meraviglioso, splendido. Meraviglioso. Una volta c'erano i cigni, poi li hanno ammazzati, una volta c'erano le tartarughe, sono sparite, poi i pesci rossi. Adesso sì, c'erano anche le anitre. Anche le anitre. Certo. Adesso ho visto, qualche giorno fa, ci sono ancora dei pesci, ma non sono i pesci rossi, sono pesci che vivono lì. E sarebbe molto bello, ma andrebbero che certe piante fossero potate, per esempio, per poter vedere dall'alto tutti i getti dell'acqua e tutto, perché è un posto splendido, anche fresco, per stare quando fa molto caldo, là si sta molto bene. Ed è diventato anche, almeno detta così di molte persone, anche della stampa, di un ricettacolo anche di persone. Esatto, esatto. Raccomandate. Sì, e soprattutto nelle ore da quando fa buio, nella notte, nella sera, nella notte, perché ci sono cespugli. Io ho fatto un giro stamattina al lato del laghetto, dove c'è la fontanella, ci sono angoli con sporcizie. Una volta, qualche tempo fa, c'era un materasso, probabilmente uno dormiva lì. Ma poi non solo quelli, ci sono siringhe, ci sono di tutto, per cui portare i bambini piccoli a giocare lì, che sarebbe un posto meraviglioso, c'è un rischio notevole, ecco. Per cui anche se adesso ultimamente qualcosa in più fanno, specialmente a livello di pulizia, con l'abbattimento anche dei due, ecco, perché per, ad esempio, uno dei tre, mi pare quello al lato, alla destra della fontana, una volta c'è stato anche un omicidio proprio per questa attività notturna balorda, ecco. Ma poi dietro, con la scusa che era coperto da alberi, ne succedevano di tutti i colori lì dietro. E secondo lei, signor Mauro, è possibile almeno recuperare una certa fruibilità
anche una vivibilità per la città, guarda, secondo lei? Io penso che ogni cosa che è in decadenza, con la buona volontà, con i soldi anche un po', con l'impegno serio specialmente dei capi, dei politici, si possa fare tutto. Magari non arrivare a 40 anni fa, non vedremo più i tavolini fatti di erba o gli aeroplanini o quello che c'era, l'orologio digitale, bello. Insomma tante cose belle che per uno che arrivava per la prima volta in città si fermava in estasi quasi. Ammirato. Però c'era anche un fatto, prego, che lei veniva qua la mattina, sì, no? Trovava fior di giardinieri, guarda, ma giardinieri, ma lo non, sa perché. Non calzolai, no, no, che no. Ti mettevo, eh? Ma i giardini erano stati in gestione allora da Cosola, che era il più grande giardiniere di Alessandria, che dava, cioè non solo di Alessandria, della provincia, con piante, con fiori, con tutto, erano, esatto, una meraviglia. Sì, adesso, sì. Adesso quello che trovi, guardi, io non sono i giardinieri, mi sono fermato, mi pare lì c'è un'ottima pianta di come si chiama, di fanno quei fiori bianchi profumati, magnolia? Le magnolie, sì, ce n'è, sì, bellissime, ce n'è un po', esatto, ce n'è, se, guardi, sì, ce n'è una lì, mi pare, così lo ce n'è, ce n'è tre in, esatto, in, esatto, quel punto là, fiorite, sì, certo, fiorite, non solo, ci sono delle piante anche rare, anche rare, sì, perché ci sono per esempio i cedri del Libano, sì, ci sono rari, ci sono, sì, ce n'è uno a casa, esatto, io, c'è, vicino all'altra, all'altra fontanella là c'è quella pianta enorme che bisogna proprio là, è un tronco così che le foglie, le fronde, tutto, sì, cambiano colore 5-6 volte all'anno, cambiano colore perché da verdi teneri poi diventano un po' verde scuro, poi adesso sono passato, sono Bordeaux. Sì. Ma poi diventano rosse, poi diventano gialle, sì, e si seccano, esatto, ma è una pianta eccezionale. Vabbè. Eccezionale. Benissimo, okay. Allora è stato un piacere sentirla, anche perché ci ha ricordato cose che erano proprio sepolte nel nostro passato, e con nostalgia noi le ricordiamo. Sono tutte cose che molti alessandrini non conoscono. No, no, vabbè, anche perché conoscono solo quelli come me, 79, esatto, anni, okay, e allora io me le ricordo, ma poi nell'alessandrino ormai almeno il 50% non è alessandrino. Va bene. O immigrato dall'estero, o venuto dal sud, o varie cose. Quell'epoca là bellissima dei giardini non l'ha mai vissuta. Va bene, ok. Io termino qui. Prego. Saluto il signor Mauro che gentilmente, sì, si è offerto. Quel poco che va bene. Dire, no, detto. No, guardi, grazie, che è tanto. Ecco. Certo. Va bene. Allora, dottor Manzini, anche oggi abbiamo fatto un pezzettino. Un'immersione nel nostro bel passato che speriamo in qualche modo, almeno a pezzi, possa ritornare. Va bene, certo, certo. Ok. Arrivederci. Grazie. Figuriamoci. Grazie. Salve a tutti. Grazie. Allora, dai giardini pubblici della stazione, io vi saluto e cerchiamo di farli non tanto rivivere il tempo che fu, ma almeno tenerli bene. Tenerli. Ok, ciao a tutti.